All'epoca Whitney sta per finire il liceo, mentre Robin è già al secondo anno di college. Più avanti, quell'estate, si ritroveranno a fare le volontarie nello stesso posto e poco a poco diventeranno inseparabili. Di recente Whitney ha iniziato a posare come modella per alcune riviste, dopo che un fotografo l'ha notata per strada e per la prima volta si è ritrovata a guardare il suo corpo. Il busto le sembra troppo stretto, la vita troppo alta, le gambe troppo storte. Sta iniziando a farsi conoscere come Whitney Houston e c'è sempre qualcosa di troppo che la fa sentire a disagio. Quando è con Robin, però, tutto questo svanisce, perché Robin le ripete sempre che è speciale. Con lei può essere semplicemente Nippy. A Sissy Houston, Robin non va a genio. Da dietro le tende la vede arrivare in auto con quell'aria scarmigliata e Nippy che le corre incontro non appena finisce le lezioni. Crede che le due ragazze non dovrebbero essere così vicine. Non è per niente contenta, neanche quando la scorge tra le panche della chiesa, che ascolta sua figlia cantare. Robin invece pensa che Sissy sia troppo severa. Le tensioni tra loro due andranno avanti per 30 anni. Lo chiamano l'uomo dalle orecchie d'oro. A suo tempo, Whitney si è consultata sia con Sissy che con Robin prima di accettare la sua proposta di contratto, perché altri la stavano corteggiando. Clive Davis, con la sua Arista Records, ha contribuito alla fama di nomi come Aretha Franklin, Barry Manilow, Dionne Warwick. Nessuno di loro però ha iniziato la carriera con lui. Per questo gli piace ripetere che Whitney Houston è una sua scoperta. Lo fa sapere in televisione, alla radio, dappertutto, finché il giorno di San Valentino del 1985 non esce l'album di debutto di quella ragazza dall'Ugola d'Oro. Il titolo non potrebbe essere più semplice e chiaro: Whitney Houston. La partenza non è con il botto, ma Whitney non ci fa caso. Sente la sua voce uscire dalle casse dell'autoradio e sa che questo è soltanto l'inizio. Nell'arco di un anno, infatti, i singoli come Saving All My Love For You, Thinking About You, I Will I Know e Greatest Love Of All, uno dopo l'altro raggiungono il primo posto in classifica. Clive Davis non aveva dubbi, lui ha avuto l'ultima parola su tutto. Per promuovere il disco le organizza una serata dopo l'altra in tutti gli Stati Uniti, tra locali, show televisivi nazionali. Whitney si sente fortunata. Su certi divanetti, solitamente, non c'è posto per cantanti neri alle prime armi. Eppure, qualcosa sembra fuori posto. È stata obbligata a indossare abiti brillantinati, che non sente suoi. Spotify Studios, Gli Ascoltabili e Opera Music presentano Icaros, le ali di cera del rock.